Questo per chiuderlo questo centro? Sì, sicuramente sì. Come l'hanno fatto aprire lo dovrebbero fare chiudere. Sì, paura c'è, io non ce n'ho perché io ci sparassi nella faccia. Cara Di Mineo, livoriano di 18 anni accusato del duplice omicidio dei coniugi Solano, viveva qui, era ospite di questo centro insieme ad altre 3.500 persone. 400 ville, tastiera, un mercato, un campo da calcetto. Il Cara di Mineo è come un paese abitato solo da richiedenti asilo. Sovraffollamento, isolamento della struttura, tempo medio di permanenza 12 mesi. E ora, a complicare il tutto, si aggiunge l'omicidio dei coniugi Solano. I residenti dei paesi vicini denunciano da tempo la mancanza di controllo. I migranti possono entrare e uscire liberamente. Non appena arrivati ci accorgiamo subito di uno strano via vai di macchine. Nessuno vuole spiegare il perché, ma riusciamo a strappare qualche informazione da un ragazzo. You're waiting for somebody? Yes. I'm waiting for somebody else. A friend who pick up you. No, è taxi, bus taxi. Taxi? Bus taxi. Ah, normally stand here to take people from here. But an officer? No, no officer. Business. Bus taxi. And how much you pay? Si tratta di taxi abusivi gestiti da immigrati e gente locale. Con 5 euro si può andare fino a Catania, circa un'ora di macchina. C'è poi un capitolo oscuro di cui nessuno vuole parlare. All'interno del campo ci sarebbe anche un giro di prostituzione. Per capirne di più ci siamo dovuti spostare a Catania. L'imam della città non è autorizzato ad entrare nel campo, ma molti musulmani ospiti del Cara vengono a pregare qui, nella moschea, e a raccontare tutto quello che vedono. Da sempre che ci sono tanti problemi, prostituzione, non c'è un controllo, non c'è, c'è di tutto. La prostituzione da chi sarebbe compiuta? Fra immigrati. Questo avviene all'interno del centro? Sì, sì. Una situazione insostenibile, lunghissimi tempi d'attesa per un permesso e così molti decidono di scappare in altri paesi. Aspettano, aspettano e poi dopo vanno a tentare di chiedere l'asilo in altri paesi. E quindi se ne vanno dal Cara autonomamente. Torniamo al Cara e proviamo a fare un giro di notte intorno al centro. Anche con il buio troviamo migranti che camminano in strada. Where are you going? Where I'm going? Yeah. No, I'm just strolling. Just for a walk. Yeah, just for training. I want to go to exercise after I go to campo. Yeah. Questo ragazzo dice di essere uscito solo per una passeggiata. Lo lasciamo andare, ma dopo la curva sparisce. E quando in macchina torniamo indietro sull'unica strada percorribile, di lui non c'è più traccia. Qualcuno deve avergli dato un passaggio. Avvicinandoci poi al centro, troviamo reti tagliate e vie di fuga nei campi. Questo è il recinto che costeggia tutta l'area del campo, ma come vedete in diversi punti, come ad esempio questo qua, la rete è stata completamente aperta e da qua le persone riescono a passare. Guardate, proprio a pochi passi dal luogo in cui si allenano i ragazzi ospiti del campo, c'è un enorme buco nella recinzione. Come vedete questo è una via di fuga. Abusivismo, prostituzione, mancanza di sicurezza e ora si aggiunge anche l'inchiesta di Roma. Davanti ai PM, Luco Devine, l'uomo di Mafia Capitale, referente nel business dell'immigrazione, non usa mezzi termini. Se ho favorito la vittoria delle gare per la gestione del centro? Sì, l'ho fatto. Un affare da 100 milioni di euro l'anno, in cui si fa il nome del sottosegretario, Giuseppe Castiglione. Il vantaggio che ha avuto Castiglione è di natura elettorale. Possiamo parlare di scambio di voti. Il tema fondamentale di tutta questa vicenda sono le assunzioni di personale. Quella struttura è diventata l'industria più grande della zona. L'IKEA sta a 20 km e ha 150 dipendenti. Attualmente il centro di Mineo ne sta occupando 400, tra una cosa e l'altra, in un'area dove 50 voti eleggono un sindaco. Un sistema consolidato, quello del Cara di Mineo. Affari d'oro, un meccanismo che difficilmente potrà mai cambiare.